Guarda, il professor Vai ha molte ragioni, perché ovviamente quando uno pensa spalmiamo la clientela su 24 ore avremo meno persone nei negozi. Ed è un ragionamento che abbiamo fatto anche noi in redazione. Noi abbiamo visto però una controindicazione. E la controindicazione è quella di un messaggio che è arrivato a me ieri sera. Mio vecchissimo amico, ciao, ti va di venire a bere un bicchiere da me? Ho un po' di amici, scendiamo qui, se non riesco ci sentiamo presto. Io è uno dei miei più cari amici, li voglio bene, siamo cresciuti insieme. Qua in teoria c'è ancora il coprifuoco alle 10 di sera. E questa è una persona laureata, un professionista, eccetera. E così ce ne sono tanti, centinaia di migliaia di persone, se non milioni di persone. Perché è ovvio psicologicamente, le persone chiuse in casa non ce la fanno più, eccetera. E allora, noi la riflessione che abbiamo fatto in redazione è giusto spalmare le persone più ore nei negozi, ma se aboliamo il coprifuoco, in giro di 15 giorni, dopo tutto questo tempo passato in casa, di becchierate, feste, raduni in casa, ce ne saranno tantissimi. Perché nessuno sarà più in grado di controllare chi va in giro. E questo purtroppo è la situazione in cui ci troviamo, perché la gente non ce la fa più. E quindi Capisco. ha ragione il professore, sarebbe Capisco. bello, ma non si riesce, non si può fare da quel punto di vista. È chiaro.